Alessandro Bertis è il nuovo presidente di Unicom, succede a Donatella Consolandi, lo incontriamo qui a Milano e chiediamo subito il motivo che ti ha spinto ad accettare questo incarico e gli obiettivi che ti prefiggi di raggiungere in questa tua nuova avventura. Allora, avevo una responsabilità verso un'associazione che mi ha dato molto, mi ha preso giovane virgulto in provincia, si sente ancora il mio accento, e mi ha portato a Milano e agli altri obiettivi che mi ero dato e che, se Dio vuole, forse ho raggiunto. Per un obiettivo nuovo, quale può essere? Anzi, è quello di fare di questa associazione, dare a questa associazione un valore aggiunto, il valore di rete, cioè una rete solida, consolidata tra professionisti, una rete che sia su tutto il territorio nazionale, dove già Unicom ha delle sedi e ha delle eccellenze, e una rete che permetta di fare anche cultura, cultura della comunicazione, e dare a quelli che sono il bene pubblico, alle amministrazioni o alle imprese e alle imprese anche qualcosa di più che dei semplici disegnini o campagne o filmattini, ma progetti di comunicazione che permettano a tutti, quindi a tutta la popolazione italiana, di avere una soddisfazione, un godimento e un piacere nel vivere in questo paese. Ecco, quindi in un momento in cui l'associazionismo è abbastanza in crisi, perché non si capisce bene il motivo per cui le agenzie o le imprese debbano aggregarsi se poi non hanno una rappresentanza anche nei confronti delle istituzioni pubbliche che notoriamente ignorano quasi del tutto la voce dei professionisti della comunicazione, il senso di Unicom che vuoi ribadire è proprio questo che tu hai detto, cioè quello di riportare la capillarità, il territorio, il tessuto economico dell'impresa di comunicazione, ma con anche la speranza di essere ascoltati nei palazzi della politica? Ma quella speranza io non ce l'ho. Soprattutto punto a 3 anni su 3 punti. Essere utili ai nostri associati e a quelli che vorranno esserlo, essere rilevanti di fronte al mercato e, terzo, essere gioiosi, vedere la vita non in una visione triste come purtroppo sono in questi momenti, ma guardare anche il lato B, che è sempre un gran bel lato. Abbiamo intuito di quale lato tu intenda parlare, però la fortuna fa, sì, certo. Possiamo fare il punto sull'associazione, quante strutture vi aderiscono, quali sono anche le politiche di marketing associativo che cercherete di perseguire, perché immagino vorrete aggregare altre strutture. Siamo circa 120, siamo su tutto il territorio nazionale, come dicevo, ci sono alcuni buchi, siamo a macchia di reparto che stiamo puntando a coprire, vorremmo fare delle sedi anche locali, stiamo trattando con un nostro socio uno spazio che lui ha aperto a Torino per eventi, vorremmo farne uno nel Veneto perché mi piace molto la cucina veneta e vorrei tornarci spesso, come anche nel sud. Stiamo facendo nuovi servizi professionali per i nostri, siamo collegati ad altri professionisti, ad esempio una struttura legale molto più ampia e più strutturata secondo dei temi, porteremo ai nostri soci anche consulenti d'impresa per la riorganizzazione o il rammodernamento delle loro strutture e questo sul concetto di utilità. Sul concetto di rilevanza stiamo lavorando per fare dei capitolati e accordi con le amministrazioni pubbliche piuttosto che con imprese che possano offrire ai nostri associati vero valore aggiunto nel fatto di essere soci unico. Ecco, una domanda sulla governance dell'associazione, è cambiata rispetto al passato? È cambiata dagli ultimi, grazie a Donatella Consolandi, siamo riusciti a fare un passaggio dai 16 anni di Lorenzo Strona ai 3 anni della dolcezza e dallo charme della Consolandi.
Oggi l'associazione è governata da un consiglio a cui ho chiesto tanto e spero che mi dia tanto senza dover chiedere il troppo. Il rapporto con le altre associazioni, questo rapporto appunto con Asocom per esempio, no? sempre paventato la possibilità di una convergenza, una forma di collaborazione più stretta, a che punto siamo? Ma io non ho ancora incontrato il presidente di Asocom, non ho incontrato il mio amico, il mio ex collega del Frate, ma sono aperto ad ascoltare e sono aperto a operare con loro, anche perché la divisione non serve. Se far rete all'interno dell'associazione è importante, far rete con gli altri è ancora più importante. L'obiettivo è chiaramente un qualcosa che tenga insieme, che tenga insieme e abbia una forza sul mercato per almeno contare, almeno dal punto di vista culturale, se non dal punto di vista del business. E quindi anche con Assorel, per esempio? Con Assorel c'è un ottimo rapporto, il loro direttore, stimo molto il loro presidente e il loro direttore che ho conosciuto e ho approfondito. Io non vengo dall'associazionismo, vengo più dall'operatività, dalla creatività, dal branding. Il nostro mestiere ci ha portato a pensare al valore di marca. Oggi essere una marca è importante, è unico, ma tutto il comparto ha bisogno di una marca forte che ci rappresenti tutti, professionisti e imprese. Bene, con questa prima intervista ufficiale ad Alessandro Ubertis è tutto per ADV Express TV, Salvatore Sagone.